Ciao amiche, benvenute su questo primo video di make-up. Non sono una professionista, mi conoscete tutte come Giulia di Stile alle Forme, quindi nella vita faccio tutt'altro. Ho una grande passione che è il make-up e oggi sono qua per provare insieme a voi dei prodotti dei quali ho sentito molto parlare ma che non avevo mai provato e sono quelli della Vegas. Non sono una consulente, è la prima volta che provo questi prodotti, me li ha portati una mia cliente di boutique e siccome mi piaceva farvi capire una first reaction, ecco, di prodotti nuovi su una pelle abbastanza acea come la mia, qua vedete già il trucco terminato, volevo stare un po' in vostra compagnia e provarli insieme. Spero che il video vi piaccia, mettete un like e seguite questo canale perché insomma lo vorrei riempire un po' di contenuti. Ciao! Eccoci di nuovo qua. Allora, iniziamo con questa full face dedicata completamente ai prodotti Vegas. Io ho preso un po' di appunti perché comunque non conoscendo l'azienda mi sono voluta un po' documentare. Allora, tutti i prodotti Vegas sono prodotti vegani con base aloe, hanno l'aggiunta di vitamina E, acido ialuronico. Non ci sono test su animali, che per me è molto importante, senza parabeni, sali ed altri elementi chimici dannosi. Allora, la mia cliente mi ha regalato della crema, questa non è la confezione ovviamente originale, mi ha fatto lei una confezione, però è una crema che si può usare come base trucco. Poi dopo magari vi spiego un po' le proprietà di questa crema. A quanto ho capito è una crema che si può usare su tutto il corpo, oltre che come base trucco, è una crema abbastanza burrosa. Io ora la spalmo. Ovviamente non ho altre creme sotto, quindi ho solamente deterzo il viso. Allora, la consistenza è vera e burrosa, però a contatto con la pelle è bella, diventa quasi setosa. Io sarò estremamente sincera in questo video perché non conoscendo i prodotti, è proprio una first reaction quella che vedete sul mio volto utilizzando i prodotti. Quindi la crema è promossa. Poi io ho preso appunti anche sulla crema. Vediamo dove l'ho scritto. Perché io ho qua quattro pagine di appunti, mica una. Perché mi sono proprio andata a documentare. Allora, questa è una crema intensiva rigenerante composta da aloe, olio extravergine d'oliva, infatti si sente, miele, rosa moscheta anche nel profumo si sente. Si può usare su viso, corpo, capelli, cicatrici, cambio pannolini, rossori. Boh. La confezione è da 250 ml, quindi un bel vasetto e ne basta pochissimo. Calcolate che questa sarà 30 ml, questi vasettini, quindi da 250 ml è sicuramente una bella confezione. Comunque, ci sta, mi piace. Allora, ovviamente per iniziare una buona base trucco, fondotinta. Questo è il numero, non c'è scritto. Io però ho la pelle molto chiara e di conseguenza è un fondotinta chiaro. Me lo vado a mettere subito. Allora, come vedete ne ho messo veramente poco. Sto usando un pennello con setole piatte. Io di solito per i fondotinta così liquidi come la base di questo, che è quasi veramente una BB cream, uso questo tipo di pennello con cui mi trovo molto bene. Un pennello della Puro Bio. Scusate che non l'avevo inquadrato bene, e mi ci trovo veramente, veramente, veramente bene. Un'alternativa per mettere il fondotinta per me invece è la spugnetta, questa della Beauty Blender, bagnata e ben strizzata, però magari la usiamo dopo per il contorno occhi. Allora, la copertura è leggera, l'effetto è abbastanza glow, non è matte. Io questo tipo di copertura la consiglio a chi come me ha superato i 45 anni perché insomma la pelle inizia ad avere delle discromie, delle macchiettine, anche se io ho ancora i brufoletti come se fossi un adolescente, però fare un mascherone matte credo che sia un po' fuori luogo. Infatti io ho sempre utilizzato i fondotinta matte, se avete visto già altri miei video. Lo avete notato, però ecco, da quest'anno sarà proprio il raggiungimento dei 45 anni
che invece mi ha convinta ad andare su una texture più leggera e questa devo dire che si è comportata egregiamente. Non ha coperto estremamente, ma a me va bene così. Quindi se volete un fondotinta leggero, ma che rimanga morbido sulla pelle, ecco, guardate, non appiccica, secondo me si sta comportando bene. Ok, poi contorno occhi. Io ho molte occhiaie, scusate la luce, ma ovviamente è un video casalingo e non posso fare di meglio. Spero, anzi, che già sia un buon video. Allora, questo è il pack del contorno occhi. È un contorno occhi compatto, quindi tipo rossetto. Mi ricorda un po' gli anni 90, quando c'erano solo questi qua, i stick, insomma, correttori stick. Però sono curiosa perché devo dire la verità, mi ricorda gli anni 90, ma erano gli anni in cui io non mi truccavo ancora, quindi sono curiosa di utilizzare un correttore stick. Allora, lo mettiamo sulla mia occhiaia ben pronunciata. Eccola qua. Io lo uso anche un po' come base per la palpebra, perché come vedete sempre per l'età la palpebra inizia a diventare violacea. Allora, abbiamo usato questo è il numero 3, concealer numero 3. Questa volta lo vado a sfumare con la Beauty Blender bagnata, perché lo voglio un po' ammorbidire. Allora, un trucco per mettere il correttore. Innanzitutto questo stick mi sono andata a documentare con i veri makeup artist, io faccio tutt'altro nella vita, lo sapete, e farlo asciugare un pochino, scaldarlo un po' con il polpastrello, si dovrebbe usare l'anulare perché è quello con meno pressione, quindi ci facciamo meno male, tra virgolette, sui capillari, dopodiché lo andiamo a sfumare con la Beauty. Io mi avvicino allo specchio perché, essendo un po' cicatriella, fino al telefono non ci arrivo. Allora, effettivamente sì, si sfuma molto facilmente. Volevo fare una prova copertura. A coprire copre. A coprire copre. Vediamo se toglie anche il violetto sulla palpebra. Io ne ho messo veramente poco perché quando non conosco i prodotti, però ecco dai, mazza, si vede la differenza. Ne mettiamo un altro po'. Però quando non conosco i prodotti è meglio usarne un poco per volta piuttosto che creare il mascherone. Però guardate la differenza del violetto. A questo punto vediamo un po', ecco, lo usiamo anche su qualche brufolino che magari il fondotinta non ci aveva coperto. A questo punto approfittiamo. Ok, vado a sfumare di nuovo con la Beauty Blender. Eh sì, effettivamente, guardate com'è cambiata la copertura del brufolino, anche questo sul naso. Sì, no, questo correttore mi piace ancora più del fondotinta. Diciamo, il fondotinta sì, buono, però è qualcosa di già visto. Questo correttore stick, che per me è veramente una novità, devo dire che si comporta con pochissimo prodotto veramente, veramente bene. Non so indicarvi i prezzi, so che Vegas vende solo attraverso delle consulenti, quindi come la mia cliente e consulente penso che ne possiate trovare tante altre sul web. Vado a creare dei punti luce qua usando il correttore. Io però, se volete, sulla info box di questo video vi metto i riferimenti di Manuela, che è appunto la mia amica che mi ha consigliato di provare questi prodotti. Comunque c'è il viola sulle palpebre sparito e guardate anche l'occhiaia. Buono. Buono, questo è sicuramente un prodotto che Giulia andrà ad acquistare. Ok, allora, poi cosa mi ha portato?
una palettina ISO. Io non vi so dire nemmeno se queste palette si comprano così già fatte o si devono comporre, perché ve l'ho detto, mi sono fatto, gli ho detto portami proprio il tuo beauty case che lo voglio provare. Non solo, lo provo anche davanti agli altri perché voglio essere così onesta da dire come realmente mi trovo. Allora, una cosa che mi sta piacendo molto sia del fondo che del copriocchiaie è che non sento la necessità di metterci sopra della cipria. E questo è già una cosa molto molto bella. Però per fare del contouring, siccome questa palette viso è tutta un po', come si dice, highlighter, cioè è luminosa, volevo fare un po' di contouring per disegnare un po', scolpire un po' i lineamenti avendo un viso bello cicciottello. Però a questo punto lo faccio con un fondotinta compatto che mi ha dato sempre Manuela, che però è un po' troppo scuro per me e quindi potrebbe essere ottimo per creare il contrasto contouring. Allora, io uso lo stesso pennello, così poi dopo ne lavo solo uno. No, vabbè. Allora, vediamo un po' se riusciamo a disegnare, sì, un po' di contouring con la luce molto chiara. Io non lo so se vedete bene come vedo io sullo specchio, però sì, viene bene. Forse di qua, ecco. Si vede meglio perché c'è la luce puntata. A me lo sculpture non piace, ripeto, anche qui ho 45 anni. Non abbiamo più 20 anni, quindi come non usiamo un fondotinta pam, netto, dovremmo usare comunque prodotti molto delicati anche per tutto il resto del trucco. Allora, un'altra cosa, perché si fanno le ombre anche sulla fronte? Perché fondamentalmente il primo punto dove batte il sole è proprio la fronte, quindi andiamo un po' a dare quell'effetto salute, abbronzatura. Un'altra regola dello sculpture è disegnare proprio un tè sul viso, quindi si va a dare proprio l'ombra giusta, poi si sfuma ovviamente sulla fronte, sotto lo zigomo e poi qui dove c'è un po' di ciccetta che con un po' di ombra possiamo riuscire anche a nasconderla. Allora, lo ho fatto leggerissimo, l'ho fatto utilizzando un fondotinta in crema, quindi sicuramente non è molto netto. Magari adesso con la palette che abbiamo messo prima utilizziamo questo colore qui e proviamo. Certo, verrà un contouring un po' luminoso, però proviamoci. Abbiamo questi da provare. Oddio mio, è pigmentatissimo. Aspettate, cambio pennello, cerco. Allora, sicuramente questo è un prodotto molto pigmentato, però si sfuma molto bene, per fortuna abbiamo un po' recuperato la situazione. Ne prendo un po' meno per l'altra guancia, ecco, già va meglio. Facciamo il 3, anche qui però lo sfumo un pochino con un pennello pulito. Solo il fondotinta sicuramente non bastava, così è un po' meglio. Ok, pennello da blush. Io mi trovo molto bene con questo che è di Kiko. L'ho preso da qualche anno, quindi non so nemmeno se lo fanno più. Uso questo colore qui, un po' più rosa, forse non si vede bene dal video questo. Anche se, no, cambio idea, uso questo più pescato perché penso che si abbini meglio al mio internato. Allora, lo sbattiamo un po' perché fanno un po' fallout. Sorride dalla vita, come dice una ragazza che fa dei video makeup che è simpaticissimo. Fanno troppo fallout. E diamo un po' di colore a queste gote. Allora, come vi dicevo, sono tutti prodotti molto lucidi che, devo dire la verità,
su una G come me non li amo tantissimo. Cioè, sì, luminoso, sì, il fondotinta, però poi insomma tutta questa serie di brillantini addosso non mi fanno impazzire. Con un pennello da illuminante, dici ancora, ti illumini ancora di più, sì, perché voglio dare comunque un po' di contrasto qui sulle gote, ma proprio poco, poco, poco. Comunque è bello questo. Sulla puntina del naso. E qui sull'arco di Cupido. Così delicato, delicato mi piace, quando diventa troppo, no. Ok, questa palette l'andiamo a posare. Per quanto mi riguarda, ottima pigmentazione, l'avete visto perché appena ho posato il pennello qui avevo una ghiaccia di colore, però fanno, per quanto mi riguarda, fanno troppo fallout, infatti si vede anche dalla confezione perché avevano perso un po' di polvere. Io non so nemmeno cosa c'è qua, eh. C'era anche un correttore liquido, vedete che sono io un po' rimbambito, e un holographic effect, un altro illuminante. Uguale, si è impazzita, si illumina tutta. Magari lo usiamo dopo alla fine. Sono curiosa di questo correttore liquido, magari ce lo mettiamo qua sulla mano per capire un po' che tipo di prodotto è. Beh, molto molto luminoso anche questo. Ecco, forse questo sulla palpebra lo avrei usato volentieri. Ha un'ottima coprenza, vedete? La differenza si nota molto, eh? Potremmo sempre mettercela. Dite che si offende qualcuno? Tanto stiamo qua a sperimentare, non è che non è un trucco da professionisti. E soprattutto non ci sgrida nessuno. Allora, la texture di questi prodotti è veramente bella comunque. Ora, a parte il fallout della palette viso, si stendono molto bene. Cioè, anche prima, sì, è vero, mi ero fatta un po' una macchia, però con il pennello pulito ho subito rimesso tutto a posto, quindi metto anche a posto i pennelli, se no faccio confusione. Quindi, ottimo. La base, diciamo che l'abbiamo conclusa. Allora, mi ha dato anche una palette occhi. Sgrano un po' gli occhi perché sono dei colori che io non è che uso proprio tantissimo, però ci inventiamo sicuramente qualcosa. Magari, boh, uno smoky? Uno smoky eyes. Vediamo. Parto con un pennello da sfumatura. E mi vado a mettere nella palpebra, nella linea, scusate, il colore questo più chiaro. Anche qua devo dire che il fallout è alto. Uso lo specchio, scusatemi, ma allora, questa cosa serve? Questo è un colore di transazione che va un po' ad aiutare la sfumatura poi tra più colori che si vogliono utilizzare durante il trucco. Certo, uno smokey eyes è un po' pesantone per quanto mi riguarda, non mi trucco mai così pesante, però purtroppo abbiamo questi colori a disposizione, ci stiamo divertendo. Comunque ragazze, io non so, cioè la qualità del video non sarà davvero ottima, però vi assicuro che vista allo specchio sia la base che il contouring è veramente bello. Io casomai provo a fare qualche foto un po' più ravvicinata dopo, perché ecco, con queste luci che ho qui in cucina si creano delle ombre, tipo qua sembra che c'ho ancora le occhiaie, ma vi assicuro che non è affatto così. Allora, abbiamo creato questa linea di transizione. Vado a portare un po' di colore sulla mia palpebra con un pennello occhi piatto. Allora, metto un po' di marroncino. Sono polverosi, eh? Sono polverosi. Allora, il marroncino lo mettiamo su tutta la palpebra. Voglio creare sì uno smokey però un po' più leggero, quindi vediamo se ci riusciamo, vediamo se ci inventiamo qualcosa. Vedete?
Sto rimanendo ancora sul leggero. Con un pennellino morbido, sempre da sfumatura. Non lo trovavo, eccolo qua. Andiamo un po' a miscelare i colori per creare, come vi dicevo, proprio per non creare delle linee nette tra un colore e l'altro. Sto rimanendo chiara, lo sto facendo apposta, anche se dal vivo, vi ripeto, dopo magari provo a spengere la luce, dal vivo è un po' più scuro di quello che vedete in video. Ok, magari qua velocizzo un po', se no vi annoio. Anzi, lavoriamo solo su un occhio, così poi l'altro lo faccio a camera spenta. Vediamo un po' che ci possiamo inventare. No, allora, devo dire una cosa. Benché i colori siano molto scuri, ve li faccio rivedere, in realtà poi non sono così pigmentati come mi aveva spaventato prima. Quindi alla fine il trucco sta venendo anche più che delicato. Io pensavo che andavamo a creare delle masse di colore, invece ecco, devo dire la verità, questo è un pennello a penna perché sto entrando solo sulla palpebra mobile, quindi voglio essere un po' più precisa. Pensavo colorassero di più. Ecco, ho appena detto faccio solo un occhio e sto facendo anche l'altro. Questa è la coerenza di Giulia. Più che la coerenza, questa quanto è rimbambita Giulia. Allora, sempre utilizzando questa penna, voglio prendere un po' di nero e creare un finto eyeliner, ovviamente un finto eyeliner sfumato perché essendo un ombretto. Vedete, anche il nero non è così forte come mi immaginavo. Sì, devo dire la verità, ecco, sull'ombretto sono rimasta non delusa, perché poi bisogna vedere anche un po' la durata, perché fare un secondo strato non è mica un problema, però pensavo fossero più scriventi. Ci sono andata con la mano delicata, perché ho detto mo mi faccio certe chiazze nere, e invece no, ecco, potevo andarci anche un po' più pesante, perché forse uno smoking con questo sarebbe venuto bene, perché non è un nero proprio marcato marcato. E allora sto iniziando a sfumare un po' con questo, ma prendiamo poi il pennello da sfumatura per non creare delle linee nette. Ragazzi, sto facendo del mio meglio con i colori che ho. Calcolate che qui c'è, si va dall'arancio al verde, e quindi non è che siano proprio colori molto abbinabili tra di loro. Quindi stiamo facendo qualcosa di classico, ma di guardabile. Allora, lo stesso colore nero lo passiamo anche sulla rima inferiore. No, fanno fall out, fanno fall out. L'ho già detto che fanno fall out questi ombretti. Non mi piace. No, questi li boccio a mano. Non sono soddisfatta dell'ombretto. Vado un po' a pulire perché mi sono persa un po' di polvere sul viso. Allora, vediamo se poi riusciamo ad illuminare un po'. Prendo un altro pennellino piatto ad illuminare con un po' di grigio. Il trucco. No, non sono gli ombretti della mia vita.
Per ora il correttore della mia vita, cioè della vita, insomma, un buon correttore sì, assolutamente sì, sia il liquido che il correttore stick. Sugli ombretti mi dispiace, non riesco a dare la stessa opinione positiva. Provo. Sì, si sfumano bene, non lo metto in dubbio, però non mi stanno soddisfacendo. Allora, provo questo Skin Finish Highlighter. Vediamo un po' se riusciamo a illuminare questo trucco. Lo appoggio un po' qua, poi lo vado a sfumare con il dito. Questo è molto luminoso. Basta bello prima. Lo vado un po' a sfumare con il dito prima che si asciuga. Ecco, questo ci piace. Guardate com'è cambiato. Questo ci piace. Abbiamo recuperato un pochino. Mi ha schiarito ancora di più gli ombretti, però vabbè. Va bene così. Allora, eyeliner con Mina, andiamo a dare un po' di carattere all'occhio. Questo, devo dire la verità, scrive molto molto bene. Lo sto usando anche dentro la palpebra. No, un bel nero. Questo è buono. Questo Giulia lo promuove. Come se fossi la Diego delle palme del make-up. Assolutamente no. Però io penso, cioè, la mano di una make-up artist è brava a dar valore anche al trucco peggiore, diciamo, no? A veramente quello che possiamo trovare sulla bancarella. Io che sono un utente media, alla fine se riesco a uscire decente, io ci può uscire davvero chiunque. Quindi, secondo me, vedere un trucco fatto da una persona non del mestiere, ma solo appassionata di make-up, ci dà forse delle. Cioè, ci crea delle aspettative reali poi quando andiamo ad acquistare un trucco. Sì, questa è una mia idea. Allora, finiamo anche quest'occhio. Ok. Adesso sto litigando con lo specchio di re. Allora, questo è Automatic Eyeliner. Ve lo faccio vedere in confezione chiusa. È il nero, non so se c'è un colore, forse 02. Non mi sta pizzicando, io l'ho messo anche un po' come sfida, perché di solito queste matite così con la mina mi danno fastidio. Ah, c'era pure proprio un eyeliner con punta molto fina. Solo ho paura che ce l'andiamo a mettere sopra, via. Che bello questo colore, non l'avevo visto prima. Allora, il pennello di questa eyeliner è fenomenale. Guardate come sono riuscita a fare la riga piccola. Credo che questo colore sull'occhio azzurro stia divinamente. Bello, bello. Ho detto bello? Volevo vedere il colore. Non si sa. Ah, 02. Non si sa il colore. Scritto gigante qua dietro. 02. Bellissimo. L'eyeliner 10. 10. Cioè, guardate come fa la linea in 2 secondi. Super scrivente. Super preciso. Super, mettetemelo subito in ordine. Boom.
ragazzi, l'eyeliner di Vegas va comprato. Questo è un permanent eyeliner water resistant, quindi dovrebbe essere un super lunga tenuta. Io spero che lo sia anche il fondotinta e le varie polveri, perché con la mascherina in questo periodo sì, mo c'ho l'occhio figo, però spesso mi succede che levo la mascherina, non ho più il fondotinta sul naso, non ho più il fondotinta sul mento, insomma si crea un po' di movimento a causa della mascherina. Rimetto a posto i miei pennellini che poi vado a lavare. Allora, adesso abbiamo una lip liner, questa è la numero, non lo sapremo mai, forse 02 anche questo, ma è possibile che è tutto 02, vabbè. Allora, questo è sicuramente un colore che indosso a me non vedrete mai, però lo usiamo per questo trucco, anche perché voglio capire come si comportano prima di fare un acquisto. Vi ricordo che io non sono una consulente Vegas, non intendo diventarlo e soprattutto non sono pagata per fare questo video, e i trucchi che vedete li prendo e li restituisco alla proprietaria, quindi gliel'ho chiesti io perché mi divertiva l'idea di provare qualcosa di nuovo, perché io sono veramente una curiosa. Per ciò che riguarda il make up, e quindi vabbè, lei da brava consulente me li ha un po' spinti e io ho detto: senti, io prima di comprarli li devo provare, ti dispiace se uso il tuo kit? Mi fanno: no, li abbiamo puliti, igienizzati ovviamente tutto quanto. Dice: no Giulia, a me non dispiace se usi il mio kit, poi li igienizziamo di nuovo quando li vengo a riprendere. Dice: quindi figurati se è un problema. E allora uso un pennellino labbra per il rossetto, alla stessa confezione, lo stesso pack del eccola la scritta, non la trovavo, del correttore che abbiamo usato prima. Ripeto, non è un colore che Giulia comprerebbe mai, però in questo momento abbiamo questo e lo usiamo. Beh, un bel colore, eh. Allora, il rossetto è molto molto pigmentato, si vede, molto cremoso, e credo che si senta la parte la parte nutriente, cioè si capisce che qui c'è della crema dentro, insomma, che non è solo parte cosmetica, ma che c'è qualcosa in più, un prodotto in più. Chissà quanto dura con la mascherina, però voglio fare una cosa, se ci riesco, adesso ovviamente rimango con il trucco qualche ora, e voglio vedere quanto resistono, perché adesso ci mando, ci bevo, insomma, faccio qualcosa, siamo dopo pranzo, vi faccio un video di verifica. Allora, per terminare completamente il nostro look, passiamo al mascara, e io qui sono un'estrema patita, quindi qua sarò estremamente severa. Si presenta come Sexy Lashes mascara con acido ialuronico Vegas Cosmetic, è nero, quindi credo che sia un colore unico. Allora, lo scovolino, vediamo, sì, ve lo volevo far vedere con lo specchio, ok, è in silicone, ha questa curvatura, vediamo, ok, lo vado ad applicare, rullo di tamburi. Io ho delle ciglia che sono state estremamente rovinate da un extension ciglia fatto male. Ci soffro tantissimo perché avevo veramente delle belle ciglia, e quindi sono alla ricerca estrema di un mascara che si comporti veramente bene con le mie ciglia, perché le vedo sempre tutte spettinate,
tutte messe un po' qua, un po' là. Sto facendo delle facce strane per farvi capire. Sì, si vede un po' con e senza. Vado ad applicarlo. Ho fatto solo una passata. È molto, molto nero. Questa cosa mi piace. Che il mascara sia bello colorato, non fa grumi e questa cosa mi piace. Mi piace, va bene. Non so quanto costa, quindi non so dirvi il rapporto qualità-prezzo, ma è sicuramente un buon mascara. Pettina veramente bene le ciglia. Assolutamente sì. Cerco di farvi vedere il trucco un po' più nel dettaglio. Vedete, il mascara si nota. Allora, per quanto riguarda la base, la parte del contouring e dell'illuminante mi piace molto. Il fondotinta purtroppo mi evidenzia le rughettine di espressione. Il copriocchiaie si è comportato bene. Top, eyeliner, mascara e cajal. Insomma, la matita nera che abbiamo messo negli occhi. Quelli mi piacciono molto. Le terre fanno un po' fallout. Eccoci di nuovo. Si è fatto un po' buio, si vede anche dalle ombre. Alexa, che ore sono? Sono le 7:07 di sera. Sono le 7:07 di sera. Allora, il trucco l'ho fatto verso le 3. Quindi direi che sono passate un po' di ore, 4 ore sicure abbondanti. Vi voglio dire cosa mi piace e cosa non mi piace. Allora, non mi piace la reazione del fondotinta, perché già l'avevo evidenziato prima e sulla mia pelle questo fondotinta non va bene, però visto che loro hanno diversi prodotti, magari hanno anche una BB cream, magari la BB cream, essendo un po' più leggera, rispecchia di più quello che voglio. Però posso provarla, insomma, la curiosità è donna e ok. Non mi piace la matita che ho messo nell'occhio perché è andata praticamente a scomparire tutta. Invece si è comportato molto molto bene e si vede ancora l'effetto olografico. Questo qua, lo Skin Finish Highlighter Holographic Effect. Questo mi piace davvero tanto, è un prodotto che straconsiglio. Mi piace da impazzire, ha veramente confermato la mia idea iniziale, l'eyeliner. Questo colore, lo 02, è un bordeaux sull'occhio chiaro, lo trovo veramente sensazionale. Non mi comprerei gli ombretti, ma il rossetto, wow! Io ho messo anche la mascherina in casa, mio marito mi ha preso per matta. Cioè, wow, ho mangiato, ho bevuto, ho qui l'acqua, quindi testimonia. Spettacolare, cioè il rossetto spettacolare, mi ha veramente stupita. Io uso di solito delle tinte labbra perché odio proprio quando il rossetto si consuma. Ragazzi, io ce l'ho da 4 ore. Cioè, spettacolare. E un altro voto positivo lo trovo al mascara. Guardate qui, allora, le ciglia sono morbidissime. Quindi veramente la presenza di acido ialuronico è veramente importante. Non fa grumi e non si è sgretolato. Cioè, io le ho anche un po' torturate come sto facendo ora. Quindi la combo dei miei prodotti: l'highlighter, questo cremoso, l'eyeliner, il mascara. E poi qui prendo rappresentanza perché anche la matita labbra, wow. Matita, combo, matita, rossetto. Quindi alla fine un po' di prodotti Vegas, io direi che li possiamo provare. Vi metto nelle info box tutti i riferimenti della mia cliente.
potrei anche dirveli, ma non sono un'annunciatrice. E poi prima vi ho fatto vedere il volantino, l'avevo preso un po' così sotto mano. Invece è fighissimo perché ho scoperto che puoi personalizzare con una tua foto la boccia, come si dice a Roma, la bottiglia del profumo. Quindi è carinissima come idea, regalo, e c'è qua dentro. Questo è il prezzo, ve lo posso dire, ma semplicemente perché l'ho letto. Guardate che tenerezza, la foto col cane. Praticamente fanno questi cofanetti personalizzati con la foto con la bottiglia personalizzata o non. C'è anche la confezione da viaggio con l'imbutino per riempirla. E vengono 49 euro con la personalizzazione e 40 euro senza la personalizzazione. Credo che si possa scegliere anche proprio il pack di questi cofanetti carini. A quanto ho capito fanno i dupe di profumi famosi, insomma, quindi è un'idea regalo molto carina. Grazie per avermi seguita e spero che vi sia piaciuto questo video, perché a me è divertito tanto, insomma, una domenica pomeriggio un po' diversa, e spero di farvene anche altri. Magari se vi piace una settimana, non lo so. Ditemelo qui sotto nei commenti. Non mi insultate, non sono una makeup artist. Ciao, buon pomeriggio, buona serata ormai.